Il Movimento 5 Stelle nella bufera per un seguito della pubblicazione di alcune intercettazioni che riguardano l'elezione a sindaco nel comune di Quarto. Altro che disgelo. Fra il PD e il Movimento 5 Stelle volano accuse pesantissime. Ad innescare la furiosa polemica, il caso di Quarto, il comune di 40.000 abitanti alle porte di Napoli, l'unico in tutta la Campania amministrata dai pentastellati, che avevano vinto le elezioni nello scorso mese di giugno e fatto eleggere sindaco la loro candidata Rosa Capuozzo. Ma proprio su quella tornata elettorale ha acceso un faro la magistratura napoletana, perché in una intercettazione telefonica un imprenditore vicino ai clan camorristici sponsorizzava il voto ai 5 Stelle. Immediata è partita una raffica di attacchi dal Partito Democratico. Il presidente Orfini va giù duro. Quando segnalai che a Ostia i clan inneggiavano al Movimento 5 Stelle, Di Maio disse che mi dovevano ricoverare. Lo disse da Quarto, dove la camorra vota per loro. È bene in questi casi, è sempre bene, non usare due pesi e due misure. Il Movimento 5 Stelle usi verso se stesso e verso i comuni che amministra la stessa morale che usa sempre contro gli altri partiti. I grillini non ci stanno e replicano con altrettanta durezza. A Quarto noi siamo parte lesa. Fa francamente ridere che sia il PD, che con la mafia è andato a braccetto finora, a ergersi a cattedra morale della politica. A noi compete far pulizia al nostro interno se ci sono situazioni e dubbi. Infatti abbiamo già espulso il 14 dicembre il consigliere comunale di Quarto ben prima che arrivassero le indagini e la magistratura. Aggiunge il sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo. Se la camorra ha provato a infiltrarsi, di certo con noi non ha ottenuto nulla. Rivendico la nostra diversità morale che c'è e resta.